Dal Vangelo secondo Luca. Una buona domenica a tutti. La scena dell'Annunciazione è una delle più rappresentate nella storia dell'arte. La troviamo affrescata già verso la metà del III secolo sulla volta di un cubicolo delle catacombe di Priscilla, e da lì in avanti è stato uno dei soggetti più rappresentati nella storia dell'arte. Per secoli i cristiani sono rimasti affezionati a questa scena dolce e commovente. Abbiamo tutti presente i capolavori di Simone Martini, del Beato Angelico, che hanno affascinato intere generazioni. Poi che cosa è successo? Che nel Settecento è arrivato l'Illuminismo e la sensibilità religiosa è cambiata. Tutto ciò che non era razionale, verificabile, è stato posto in discussione. La società è diventata sempre più laica ed è cominciata anche la critica storica e letteraria ai racconti evangelici, e sono stati sollevati tanti dubbi su racconti che tradizionalmente erano interpretati come cronache di fatti materiali, ma quando venivano analizzati in modo critico risultavano poco verosimili o addirittura presentavano delle incongruenze. A causa degli interrogativi sollevati dagli illuministi, anche l'incontro dell'angelo con Maria è quasi scomparso dai temi pittorici. Allora dobbiamo prendercela con gli illuministi. Assolutamente no. Noi siamo grati agli illuministi perché, sollevando questi interrogativi, ci hanno indotti a studiare, ad approfondire le conoscenze della cultura semitica, a capire il linguaggio impiegato dagli evangelisti, e tutto questo ci ha permesso di giungere a cogliere il vero significato dei racconti evangelici. E per quanto riguarda il racconto dell'Annunciazione, la critica letteraria ha chiaramente mostrato che Luca non intendeva redigere una pagina di cronaca. Lui ha composto questo racconto ricorrendo a immagini bibliche, facendo riferimento a testi dell'Antico Testamento, come vedremo. Tutti noi desidereremmo sapere come si sono svolti i fatti, e questa è una nostra legittima curiosità, ma non era quello che interessava a Luca. A lui premeva una cosa soltanto: farci capire chi è il figlio di Maria, chi è quel Gesù che lei ha dato alla luce e che cosa ha rappresentato per la storia dell'umanità il momento in cui nel grembo di questa donna è germogliata la vita umana del Figlio di Dio. Solo noi cristiani crediamo che il Figlio di Maria è Dio che si è fatto uno di noi. Se noi confidiamo questa nostra fede a un musulmano, lui ci guarderà piuttosto perplesso e sconcertato. Farà riferimento ai 99 nomi di Allah, il Creatore, il Sublime, il Santo, l'Immenso, l'Onnipotente, e ci dirà com'è possibile che possa farsi uno di noi, che siamo polvere, cenere, creature mortali impastate di fango. Quale risposta potremmo dargli? Una soltanto, quella dell'amore. Dio è amore, amore infinito, e l'amore infinito è ragionevole che possa giungere fino lì, fino a farsi uno di noi per mostrarci in forma umana la bellezza del volto di Dio, volto così diverso
da come noi uomini l'avevamo immaginato. Al termine dell'analisi che faremo di questo racconto, vi sorgerà spontanea una domanda. Quando e come Maria è arrivata a prendere coscienza che sarebbe divenuta la madre del Figlio di Dio? Bene, do subito la risposta. Non lo sapremo mai. Non sapremo mai se l'Annunciazione è stata un evento materiale, verificabile, o se si è trattato di una rivelazione interiore avvenuta in Maria. Noi quindi non ci accosteremo a questa pagina di Luca per cercare le risposte alle nostre legittime curiosità, ma per cogliere il messaggio che lui ci vuole comunicare. Sentiamo come inizia il racconto. Ora, al sesto mese, l'angelo Gabriele fu inviato da Dio in una città della Galilea, di nome Nazaret, davanti a una vergine promessa sposa a un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide. E il nome della vergine, Maria. In questi primi versetti Luca ci offre alcune indicazioni preziose. La prima è il tempo. Era il sesto mese. Dal punto di vista cronologico questo ci dice davvero poco o niente. Noi avremmo preferito che ci avesse detto la data esatta e possibilmente anche il mese e il giorno. Riguardo all'anno, oggi siamo in grado di stabilirlo con una certa precisione. Era il 746 dalla fondazione di Roma, l'anno ventesimo da quando Cesare Augusto aveva ricevuto il titolo di imperator. Avessimo chiesto a un cittadino di Roma che cosa è accaduto di così importante in quell'anno. La prima risposta sarebbe stata: è l'anno della 192esima Olimpiade. E poi l'anno in cui a Roma è morto Mecenate, il politico, il grande consigliere di Augusto, ed è anche l'anno della morte del poeta Orazio, il quale insieme a tutti gli altri intellettuali di Roma era solito frequentare la casa di Mecenate. E poi è l'anno in cui Tiberio, combattendo con successo in Pannonia, è riuscito a sottomettere le tribù germaniche. E chiedessimo: ma in Palestina è successo qualcosa in quell'anno? Certamente non avrebbe accennato all'annuncio a Maria. Avrebbe detto: è il 29esimo anno che regna Erode il Grande, amico di Ottaviano. Anzi, abbiamo sentito che proprio in quell'anno lui ha fatto uccidere due dei suoi figli. Questa è la storia degli uomini, quella raccontata sui libri. A Luca interessa un'altra storia, quella che è iniziata sei mesi prima. È il sesto mese da quando Zaccaria ha ricevuto l'annuncio che Elisabetta sarebbe rimasta incinta di Giovanni il Battista. È il sesto mese da quando è iniziata la nuova storia, quella del compimento delle promesse di Dio. C'è la storia costruita dagli uomini secondo i loro criteri, i loro sogni, i loro progetti, i loro valori. Quella degli imperi, dei dominatori, dei gloriosi vincitori di battaglie e di guerre. Bene, questa storia degli uomini sarà cancellata, non rimarrà nulla, spazzata via come pula, perché questa è gloria effimera. C'è invece la storia di Dio, quella che è datata al sesto mese, la nuova storia, quella destinata a rimanere per sempre. La storia in cui compariranno i nomi di tutti coloro che hanno messo la loro vita a disposizione dei disegni di Dio sul mondo.
Seconda indicazione, il luogo, una città della Galilea. Bene, la Galilea era ritenuta una regione infedele, semipagana, non praticava la religione pura di Gerusalemme, della Giudea, no, era disprezzata. Bene, vuole dirci Luca, è proprio in questa umanità che sta per rendersi presente il Figlio di Dio, per portare la sua vita. Nazareth era un villaggio minuscolo, tanto insignificante che nell'Antico Testamento non è mai citato. Era un luogo abitato già dal 2000 avanti Cristo, poi nel VI secolo, quando sono arrivati i babilonesi, probabilmente l'hanno attaccato e distrutto, e per 300 anni lì sono cresciuti gli sterpi, è stato abbandonato. 200 anni prima di Cristo ha ripreso vita e difatti gli scavi hanno messo in luce che sono state scavate grotte, frantoi, cisterne, silos e sopra sono state costruite delle case molto povere. Al tempo di Gesù era abitato da gente semplice, poco istruita, tanto che ricordiamo quando Filippo dice a Natanaele: ho incontrato il Messia, è Gesù di Nazareth. Natanaele irridente dice: ma da Nazareth cosa può venire fuori? Lascia perdere. Bene, gli occhi degli uomini erano tutti rivolti verso le grandezze, verso Roma, Olimpia, Gerusalemme. Lo sguardo di Dio non è rivolto verso queste grandezze degli uomini, va verso ciò che non conta. Le cose insignificanti per gli uomini sono grandi e importanti per Dio. Nazareth, Roma, la grandezza di questo mondo e la piccolezza che è grandezza per Dio. Dopo queste indicazioni, Luca mette in scena una vergine. Che cosa intende dire con questo titolo? Chiaro, non intendiamo mettere in dubbio la verginità biologica di Maria, che è sempre stata affermata dai cristiani. Ma ci chiediamo, è solo questo che Luca vuole affermare o intende anche fare riferimento alla concezione biblica della verginità? Nel contesto sociale dell'antico Medio Oriente non era la verginità che conferiva importanza e dignità alla donna, era la maternità. La verginità era apprezzata prima del matrimonio, non dopo. Per una ragazza era un'infamia rimanere vergine, perché voleva dire che non aveva attirato lo sguardo di nessuno, non solo, ma in lei finiva la vita, era come un albero secco che non dà frutti. Ecco la ragione per cui nella Bibbia al termine vergine è legata una connotazione dispregiativa, perché significa priva di vita, senza futuro, senza posterità. Difatti, nei momenti più drammatici della sua storia, Israele quando è sconfitto, Gerusalemme quando è umiliata, sono chiamati Vergine Israele, Vergine Sion, Vergine Gerusalemme, perché se non interviene il Signore rimangono senza futuro. Ne parlano spesso i profeti della Vergine Israele, Vergine Sion. E proprio nei momenti in cui Israele si è comportata male, Geremia la minaccia: cose orribili hai commesso, Vergine Israele, sei ridotta così perché sei stata infedele al tuo Dio. Troviamo spesso questo titolo dato a Gerusalemme e a Israele, sempre quando sono in situazioni di non vita.
cosa intende dirci Luca con la verginità di Maria. Ricordiamo che lui ha iniziato il suo Vangelo introducendo una donna, una vecchia, una sterile, Elisabetta, che diviene feconda quando interviene il Signore. È proprio l'immagine dell'umanità priva di vita, che si attende dal cielo un intervento di Dio per riprendere la vita. Poi, nel secondo quadro, Luca introduce la Vergine Maria, che è infeconda, è la personificazione di Sion, della Vergine Sion, che diviene feconda solo quando il Signore la ricolma del suo amore. Infine, viene indicato il nome di questa ragazza, un nome molto bello, Maria, Miriam in ebraico, un nome indovinato perché significa l'eccelsa, colei che è elevata in alto. Notiamo che nei Vangeli compaiono tantissime Maria. C'è la Maria di Magda, la Maria di Betania, Maria di Giacomo. Come mai andava così di moda questo nome? La ragione probabile è che la favorita di Erode il Grande era Miriam, Mariamme. E questa Miriam era proprio la mamma di quei due figli che Erode ha fatto uccidere nell'anno dell'Annunciazione a Maria. E ora ascoltiamo l'annuncio dell'angelo. Ed entrato da lei, l'angelo disse: «Gioisci, o amata da Dio, il Signore è con te». La prima parola che l'angelo rivolge a Maria è l'invito alla gioia, anzi, più che un invito è un ordine, un imperativo: rallegrati. Chaire è un imperativo presente e andrebbe tradotto: continua a gioire, non smettere mai. È stato tradotto con Ave Maria, salve, ti saluto Maria, come se fosse la solita espressione formale e cortese che le persone si rivolgono quando si incontrano per la prima volta. Nulla di tutto questo. Si tratta di un'espressione solenne che l'Evangelista Luca ha scelto con molta cura. Nell'Antico Testamento è andato a prenderla. Difatti, quando un israelita che conosce le scritture sente questo rallegrati, ronni in ebraico, immediatamente sente il richiamo ad alcuni testi dell'Antico Testamento che tutti conoscono, perché sono le promesse di gioia, di bene e di speranza che i profeti hanno pronunciato in nome di Dio e rivolte a Gerusalemme. Nell'Antico Testamento questo invito alla gioia non è mai rivolto a persone singole, praticamente sempre a Sion e a Israele. Sofonia, al capitolo terzo, notiamo l'insistenza su questo invito alla gioia rivolto a Sion. Giubila, figlia di Sion, rallegrati Israele, gioisci, esulta di tutto cuore, figlia di Gerusalemme, non lasciarti cadere le braccia. E poi la ragione: il Signore tuo Dio è in mezzo a te. Ecco la ragione della tua gioia, Israele, che in mezzo a te c'è il Signore. Ma è importante il termine ebraico che viene impiegato per dire in mezzo a te, è bekirbech, che significa nel tuo grembo. Nel grembo di Sion è presente il Signore, in questa città di Gerusalemme è presente il Signore, ma nel grembo di Maria adesso è presente questo Signore che si sta facendo uno di noi. Gioisci, dice Zaccaria al capitolo secondo, esulta figlio di Sion, perché io vengo e porrò la mia tenda in mezzo a te. Ecco
La ragione di questa gioia è che il Signore viene a porre la sua tenda in mezzo a questo popolo e in Maria, questo Signore, nel grembo di Maria, è venuto a porre la sua tenda, ad essere l'Emmanuele, il Dio con noi. Anche il profeta Gioele c'ha una promessa, un invito alla gioia sempre rivolto a Sion. Luca ha posto sulla bocca dell'angelo queste promesse dei profeti per dirci che nella Vergine Maria si sono adempiute tutte le profezie che erano state rivolte alla figlia di Sion. E poi continua: rallegrati, o amata da Dio, che charitomene in greco. Andrebbe parafrasato più o meno così: rallegrati, o donna ricolmata gratuitamente da Dio di ogni suo bene. Attraverso Maria, questa dichiarazione di amore è rivolta a Sion e a tutta l'umanità. Attraverso Maria, a tutta l'umanità viene detto: sei l'amata da Dio, anche se la tua storia è stata segnata da guerre, violenze di ogni tipo, oppressione dei deboli, schiavitù, furti, omicidi, massacri. Rallegrati, perché il suo amore per te è incondizionato. Forse, umanità, tu pensavi che Dio fosse stanco di te, e forse lo pensiamo anche noi oggi. Pensiamo forse che non ne possa più di noi e che voglia farla finita. No, ricordati la sua dichiarazione di amore che ha fatto a tutti noi attraverso Maria. Tu sarai sempre l'amata da Dio, o umanità. Poi il Signore è con te. È una rassicurazione che viene rivolta a Maria, e questa rassicurazione nella Bibbia è rivolta a quei personaggi che sono chiamati a svolgere una missione che è superiore alle capacità umane. È rivolta per esempio a Gedeone, che deve liberare Israele dai Madianiti, che sono immensamente più forti. È rivolta a Davide, il quale trema al pensiero di dover costruire il Tempio del Signore. È un'impresa troppo grande che lo spaventa. Il Signore è con te, Davide. È rivolto a Maria perché è chiamata alla più elevata delle missioni: portare nel suo grembo il Figlio di Dio. Il Signore è con te. E ora sentiamo la reazione di Maria alle parole dell'angelo. Ora ella, a questa parola, rimase profondamente confusa e si domandava donde mai venisse un simile saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Quando sente il saluto dell'angelo, Maria rimane profondamente turbata. Il verbo greco che viene impiegato è diatarassein, che indica l'agitarsi delle onde del mare. È quell'agitazione interiore che Maria sperimenta perché ha intuito che sta per esserle affidato un compito che l'ha colta di sorpresa. Questo turbamento lo sperimentiamo anche noi quando nella nostra vita accade qualche evento che sconvolge i nostri progetti, i nostri sogni, i nostri disegni, e allora sentiamo il bisogno di essere rassicurati dalla parola del Signore, che a noi, come a Maria, dice:
Non temere, hai trovato grazia presso Dio. Ciò che accade nella tua vita è accompagnato dall'amore del Signore. È un disegno di amore quello che Dio ha su di te. Poi c'è l'annuncio del mistero che sta per accadere in lei. L'Altissimo sta per scendere fra noi, nel tuo grembo si farà uno di noi, l'Eterno sta per entrare nel tempo, l'immortale sta per farsi mortale. Facendosi uomo dovrà sperimentare anche la morte. Questa sarà la prova massima del suo amore, farsi mortale. Poi il nome, Gesù. L'Evangelista Matteo ci dirà che cosa significa. Dio salva. Questa è l'identità di Dio. Non fa altro che salvarci. E adesso la presentazione di questo bambino. Sarà grande, figlio dell'Altissimo e sarà un re immortale. Il suo regno durerà per sempre, si estenderà da mare a mare, dal fiume fino ai confini della terra. Sarà grande. Noi uomini apprezziamo ciò che è grande, non ciò che è piccolo. E c'è una competizione anche per essere più grandi degli altri. Noi apprezziamo il magno proprio perché sono grandi. E gli uomini hanno introdotto questa competizione anche fra i loro dei. E ognuno pensava che il suo Dio fosse più grande degli altri dei. Gli israeliti non erano da meno degli altri popoli. Infatti nel libro dell'Esodo noi troviamo Mosè che dice agli israeliti: grande è il nostro Dio più di tutti gli dei. E negli ultimi secoli prima di Cristo queste affermazioni sulla grandezza di Dio si erano moltiplicate a dismisura. Nel libro di Ester si dice che lui è grandissimo, nel libro di Giuditta il Signore è grande e glorioso, mirabile nella sua potenza, invincibile. Bene, nel figlio di Maria il Signore nostro Dio è venuto a mostrarci la sua grandezza, un bambino che ha bisogno di essere accarezzato, altrimenti piange. Questa è la grandezza del nostro Dio. La grandezza del nostro Dio è l'opposto delle grandezze alle quali gli uomini aspirano, essere più grandi degli altri. La grandezza del nostro Dio è quella di farsi servo, piccolo, umile, servo di tutti. E poi figlio dell'Altissimo. Questo titolo di Altissimo noi lo troviamo nell'Antico Testamento, El Elyon, 32 volte compare. Cosa significa questo Altissimo? Beh, noi apprezziamo chi è alto, non chi è piccolo. E quando uno è piccolo mette un cappello per essere più alto degli altri. E questo è il significato del cappello, più che proteggerci dal sole, essere grandi, essere alti. Nel Salmo 113 si spiega l'altezza di Dio che siede in alto sopra i cieli e i cieli dei cieli. Dice il salmista: chi è come il Signore nostro Dio che siede nell'alto? Si china a guardare sui cieli e sulla terra per sollevare dalla polvere il debole e dall'immondizia il povero. Eccola l'altezza del nostro Dio, è l'opposto di quelle altezze alle quali ambiscono gli uomini. E difatti il nostro Dio verrà a farsi vedere in Gesù di Nazaret, che è proprio il figlio di questo Altissimo, che si china a lavare i piedi degli uomini. Questa è l'altezza del nostro Dio. E poi sarà un re, ma non un re che si aspettavano gli israeliti, che avrebbe dominato su tutti gli altri popoli. No, sarà un regno non delle belve che sbranano quelle più deboli, ma sarà il regno degli agnelli che donano tutto se stessi per la vita. E ora sentiamo la domanda di Maria
e la risposta che le darà l'angelo. Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Il chiarimento chiesto da Maria: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?», è stato spiegato, a partire da Sant'Agostino, con il fatto che Maria aveva fatto il voto di verginità e quindi non capiva come avrebbe potuto diventare mamma. Chi fa queste supposizioni non ha capito il genere letterario del racconto e suppone che si tratti di un dialogo materiale avvenuto fra un angelo che aveva assunto sembianze umane e Maria, poi lei avrebbe tenuto a mente il dialogo e lo avrebbe riferito poi all'evangelista Luca. Oggi nessuno interpreta più il racconto in questo modo. Sarebbe davvero strano, poi, che per mantenere la propria verginità Maria avesse deciso di sposarsi. Del resto, notiamo che lei non chiede come sia possibile che questo accada, ma come avverrà questo, quale sarà il suo compito, come dovrà comportarsi affinché attraverso di lei si realizzino i disegni del Signore. Lei è cosciente di avere una vocazione alla quale dare una risposta, alla quale aderire. Ognuno di noi ha la propria vocazione. Che cos'è questa vocazione? Noi arriviamo nel mondo. Nessuno è mai esistito come noi prima e mai ci sarà dopo. Siamo unici. E siamo qui con una nostra identità. Il buon Dio ci ha mandati nel mondo perché su di noi ha un disegno da realizzare. Allora, che cos'è la vocazione? È la presa di coscienza di questa identità. E allora obbedire a Dio significa dare l'adesione e realizzare questa identità, perché noi potremmo fare delle scelte dettate non dalla nostra identità, ma dall'orgoglio, dalle passioni. No, per realizzare realmente la nostra vita dobbiamo realizzare questa identità. E Maria ci dà l'esempio di come si risponde alla propria vocazione. Il sì detto a Dio, per essere realmente umano, deve essere ponderato e responsabile. E Luca ci presenta qui Maria come un modello della risposta umana autentica alla vocazione che il Signore ci ha dato. E questa risposta deve essere libera e consapevole. E l'angelo difatti dà il chiarimento che Maria ha chiesto, e lo dà con il linguaggio che è ben comprensibile a Maria e a tutti gli israeliti, quello delle immagini bibliche. Vediamo di comprenderle. La prima: lo Spirito Santo scenderà su di te. Cos'è questo Spirito Santo? Il termine Spirito Santo è stato interpretato come
la funzione maschile nella generazione del figlio di Maria. No di tutto questo. Del resto, in greco pneuma non è maschile, è neutro, e ruach in ebraico è femminile. Cos'è questo spirito? Ricordiamo quando ricorre subito all'inizio della Bibbia, lo spirito che aleggiava sulle acque è la forza creatrice di Dio. Qui ricompare questo spirito non come forza generatrice, ma come una potenza creatrice. Sta dicendoci Luca che nel grembo di Maria è avvenuto un atto creativo di Dio. Seconda immagine. La potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, l'immagine dell'ombra. Cosa vuol dire? Nell'Antico Testamento compare spesso l'ombra come il segno della presenza del Signore. Durante l'Esodo, il Signore precedeva il suo popolo con una colonna di nube. Nube, ombra, sono i segni della presenza di Dio. Quando Mosè entrava nella tenda dove incontrava il Signore, subito su quella tenda si stendeva l'ombra. Sul Sinai, quando Mosè saliva per parlare col Signore, la cima del monte si copriva dell'ombra, una nube densa. Ancora, quando si parla dell'Arca dell'Alleanza, dove era presente il Signore, questa si copriva dell'ombra. Cosa ci sta dicendo allora Luca con questa immagine del Signore che copre Maria con la sua ombra? Sta dicendo che lei è la nuova, la vera alleanza, perché in lei è presente realmente il Signore. Nel suo grembo ha cominciato a germogliare la vita dell'Eterno. Che genere letterario è questo? È una professione di fede dell'Evangelista Luca che ci riferisce la fede di tutte le comunità primitive del suo tempo che professano che il figlio di Maria è il figlio di Dio, generato dalla forza creatrice dello Spirito Santo. E conclude, dopo aver dato il segno che nulla è impossibile a Dio, conclude con il segno che anche nel grembo di Elisabetta è stata operante la potenza del Signore perché è rimasta incinta del Battista. La risposta di Maria: ecco, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Esaminiamo la sua risposta, è stupenda. Anzitutto dice: eccomi. Questa è una delle parole che ricorrono di più nell'Antico Testamento. Ben 178 volte c'è Hinneni, eccomi, e lo troviamo sulla bocca di tutti i personaggi più importanti dell'Antico Testamento quando danno la risposta alla chiamata del Signore, rispondono: eccomi. Abramo, 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 eccomi. Quando viene chiamato Mosè, eccomi. Samuele, eccomi. Isaia, i profeti. Questo eccomi non è un semplice sì, è la dichiarazione della totale disponibilità ad accogliere i disegni del Signore, è il segno dell'adesione incondizionata alla sua volontà. Poi dice: sono la serva. Non è l'umile ancella, nulla di tutto questo. Servo è il titolo più nobile nella Bibbia, riservato ai personaggi più importanti. Quando ricorre il nome di Mosè, subito si aggiunge nel Pentateuco Eved Adonai, servo del Signore. Servo è colui che ha messo tutta la propria vita a disposizione di Dio.
Sarebbe strano, essendo così onorifico questo titolo, che Maria lo avesse attribuito a se stessa. Del resto è l'unica donna che riceve questo titolo nella Bibbia, gli altri sono tutti uomini. Cos'è che è avvenuto? È un titolo che la comunità primitiva ha dato a Maria. La comunità primitiva ha visto come quella donna ha risposto alla sua vocazione con totale disponibilità. Allora ha detto: questa sì che è una serva del Signore. Avvenga. Non è quasi rassegnata a dire avvenga. Il verbo greco genoito è un ottativo che esprime il desiderio gioioso che questo accada al più presto possibile. Abbiamo ricevuto un messaggio molto importante da Maria in questa ultima parte, la sua completa disponibilità a realizzare i disegni di Dio. Auguro a tutti una buona domenica e una buona preparazione al giorno del Natale.